Siamo qui con Gianni Fabris, coordinatore nazionale di Altra Agricoltura, promotore della proposta di legge sulla sovranità alimentare. Lo scopo di questa proposta, il perché e che cosa propone? E lo scopo della proposta è di rimettere al centro del dibattito politico nazionale il destino dell'agricoltura italiana. Ogni minuto in Europa chiudono 3 aziende agricole e il disegno è quello di arrivare entro il 2013 a chiudere una gran parte del patrimonio produttivo nazionale. Gli agricoltori italiani sono di fronte a un, e non solo gli agricoltori, anche i cittadini, di fronte a un grande problema. La scelta che sta facendo l'Unione Europea e gli stati nazionali che la sostengono di un'Europa come grande mercato di consumo di prodotti agroalimentari, ma senza contadini. L'Europa sembra dire alla sua società che può fare a meno della produzione del cibo, tanto il cibo può essere prodotto fuori dall'Europa a prezzo molto più basso per condizioni sociali, strutturali, economiche diverse dalle nostre. E può fare a meno dei contadini, può fare a meno della produzione, ma intende mantenere in mano la proprietà dei grandi marchi delegata alle multinazionali e alle grandi catene commerciali che negli anni scorsi hanno fatto incetta esattamente dei marchi. Questo è un destino terribile per i cittadini europei, non solo per gli agricoltori. È un destino terribile perché consegna all'Europa la subalternità, ci fa tutti più poveri, fa il nostro territorio sempre più esposto alle crisi di natura ambientale. Non esiste un territorio che possa essere tutelato se non è vissuto da uomini e donne al lavoro che traggono reddito e beneficio dal lavorare la terra. Questa legge parte da questa idea, dall'idea che è necessario capovolgere la realtà e rimettere al centro delle scelte di politica agricola gli interessi non delle multinazionali, delle catene commerciali, della speculazione finanziaria o degli stati, di mettere al centro gli interessi dei cittadini consumatori e di chi lavora la terra. La legge sulla sovranità alimentare si propone l'obiettivo di raccogliere centinaia di migliaia di firme in Italia a partire da settembre e chiedendo alle istituzioni intanto il riconoscimento di quei principi a cui mi ispiravo prima. La sovranità alimentare è una proposta del Movimento Contadino Internazionale di Via Campesina di cui noi siamo parte e che fondamentalmente declina un'altra modalità del rapporto fra il lavoro della terra, il cibo e i cittadini. Chiede alle istituzioni questa legge appunto di riconoscere questi principi, l'idea del ciclo corto, della centralità del lavoro, una produzione senza OGM, un rapporto con il territorio che sia socialmente responsabile, un consumo consapevole, quindi un paradigma completamente diverso, l'idea di un'azienda che produce cibo, produce economia, non produce debiti come li sta producendo adesso. Questa legge punta a realizzare la Consulta Nazionale per la Sovranità Alimentare come luogo di confronto e partecipazione fra i cittadini, i contadini e le istituzioni, soprattutto a consegnare alle consulte degli strumenti nuovi, degli strumenti in grado di incidere e soprattutto gli strumenti che partono dall'idea che il destino dell'agricoltura non è necessariamente una agricoltura senza agricoltori, ma che invece il destino dell'agricoltura è quello di un lavoro socialmente riconosciuto sul territorio, un'azienda che produce reddito, tanti uomini e donne al lavoro nei campi, gratificati nel reddito e un cibo per i cittadini a un prezzo giusto, ecco, e a un prezzo che permetta loro di accedere a un cibo di qualità e sicuro senza dover ci dividere ancora una volta fra consumatori che possono permettersi perché hanno i soldi di comprare il cibo di qualità a prezzi esorbitanti e quelli che invece quando possono ricorrono agli hard discount.